Salve quella gente, qui Gabby e benvenuti su Anxiety Attacks. Questa volta, per una volta tanto, andremo a fare un gioco serio. Questo gioco parla degli attacchi d'ansia e non sono una cosa bella, sono anche spesso sottovalutati secondo me. L'ansia è un disagio, ti metti in una situazione di inagiatezza estrema, ti senti come chiuso. Forse la cosa migliore per descrivere l'ansia è che tu sei... è come se ti mettessero te dentro una tomba, sotto ad un cimitero, chiuso e non puoi uscire. Allora, questo tizio, che è anche italiano, ha fatto questo gioco per spiegare l'ansia. Non vorrei chiamarlo un simulatore di ansia, ma in un certo senso dovrebbe essere... cioè, è un gioco che ti fa capire un po' cosa provano quelle persone. Volevo un po' vedere da vicino. Ovviamente non sarà la stessa cosa, sarà molto più light, penso, questo gioco. Cosa significa un po' avere degli attacchi di ansia? Perché io non li ho mai avuti, non è che me li auguro, No, però è appunto... sarebbe bello poter capire un po' meglio anche come voi vi sentite. Quindi adesso cerchiamo di prendere questo gioco seriamente e vedere un po' cosa ha da offrirci. Allora, siamo in un bel bosco. Ah, devo respirare. Devi premere Q e D per mantenere il respiro, perché probabilmente respirare aiuta, ovviamente. Ok, se dico cagate, fermatemi. Nel senso, ditemelo. Non ne ho mai provati. Ho provato qualcosa di simile all'ansia, ma non quella dura dura che magari intende questo gioco. Stai calmo e goditi la camminata. Allora, da quel che ho capito dobbiamo andare a cercare tutte le zone di calma, di felicità. Va bene, muoviamoci, devo tenere premuto E. Inspirare, espirare, quindi ispiriamo, ok. Prima che diventi rosso, devo avere il giusto timing di respiro. Ok, se no potrebbe arrivare l'ansia a cercarmi e io sinceramente non lo vorrei. Anche se ho detto che voglio un po' vederla da vicino, non proprio adesso, Speriamo di no. Qui, ah, quelle devono essere le zone di calma e dobbiamo prenderle tutte, perfetto. Stavo dicendo, io ho provato qualcosa di simile all'ansia da piccolo. Ad esempio, quando ho perso mia madre, ero a Venezia, l'avevo persa, e in quel momento, non vedendola da nessuna parte, ho provato quello che penso sia un attacco di ansia. Almeno credo. Non era così osceno e penso sia anche una cosa normale, però in quel momento ho sono quelli gli attacchi di ansia? Oh mamma mia, non vorrei mai incontrarne uno da vicino. Non vorrei. Cioè, devo ammettere che sono già un po' in agitazione. Perché poi non vorrei. Non vorrei, ma questo gioco, oltre a tirarti i messaggi subliminali, anche la musica. Prima l'ho provato un attimino per vedere com'è il gioco e già mi sono sentito proprio male ad un certo punto. Io spero che magari inconsciamente non abbia una... non sia una persona che abbia questi attacchi. Oh no, no, lo sto avendo, no, please. Allora, respirare bene. Ok. Questo non è un gioco per tutti, quindi ragazzi, se avete questi attacchi, vi consiglio di non guardarlo, perché potrebbero venirvi anche, Questo gioco è stato fatto da uno che ce li ha avuti, quindi probabilmente sa come... come ricreare l'esperienza. Oh no, ce n'è un altro, no, no. Dobbiamo comunque trovare tutte queste 11 zone. Voglio trovarle. Poi io conosco anche delle persone che li hanno avuti molto da vicino, più che attacchi di ansia, attacchi di panico. Non posso fare i nomi, ovviamente per privacy, però... guardate quanti bei tulipani. E secondo me la cosa migliore quando uno ha un attacco di ansia è non dirgli: ma che cos'hai? Ti senti bene? Eccetera, eccetera. Oh, mi sono abbassato. Ma piuttosto stargli vicino, bisogna stare vicino a queste persone, rassicurarli, dirgli: io sono qua con te. Penso che sia una delle cose più brutte in assoluto. Cioè, è peggio di star male o aver l'influenza. Molto, ma molto peggio. Quindi se magari qualcuno vuole condividere anche la sua storia nei commenti... aspettate che devo respirare, devo stare molto attento, perché... ce l'ho vicino, ce l'ho vicino! Non toccarmi! No. Avevo detto che volevo provarli un po'. Però ora sto cambiando idea, sapete com'è? Si cambia nella vita, ok? Se respiro bene, però sembra che spariscono. Almeno questo. Quindi se qualcuno di voi vuole condividere un po' come si sente, se vuole dire di più, perché ovviamente io magari sto sparando un sacco di stupidate. Vi ho detto, conosco qualche persona, me ne ha parlato, però non so tutto. Non è che mi sono andato a cercare molto bene le cose, quindi... volevo provarlo anche un po' alla cieca, vedere un po'... no, non avvicina... sono più di uno! Mi sa che non lo sto facendo nel giusto modo, ragazzi. Mi sa che non sto respirando nella giusta maniera. Ok. Ok. Oh. Oh. Li ho fatti sparire.
Mamma mia, però devo proprio ammettere che è bello, ecco. Secondo me se uno avesse un attacco e di colpo andasse in questo posto, forse la cosa si sistemerà. Forse in un luogo così bello e tranquillo con questa musica potrebbe sistemarsi. Ah, ne abbiamo trovata un'altra. Ah, bene. Ma è vicinissimo! No! No, 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 no. Scusate se alzo la voce, magari vi faccio salire a voi l'ansia, ma mi fanno troppa paura sti cosi. Cioè, no, non ci sono jumpscare comunque, non è che fa paura, non è un Five Nights at Freddy's. Ok. Oh, no, 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 ci sto. No, no, no. Dove sono? Dove sono le zone sicure? No, non adesso, non adesso. Non adesso. Ah, no, mi ero preso. Tristezza, devo correre. Devo correre, sono debole. Ok, devo tentare di respirare in tempo. Oh, mamma mia. Che brutto. Oh, santo cielo. Ah, ah, ah. Ecco, di quello vi parlavo, di questa oppressione. Ti senti il cuore esplodere, non so, ti senti... Intanto, tipo, il polso ti va a 1000, probabilmente. Sono debole, tutti i pensieri negativi, proprio la depressione ti viene. È una cosa oscena. Comunque, non sto respirando bene, ragazzi. Di questo passo non usciremo mai. Ecco, in questi momenti sarebbe bellissimo avere un amico, qualcuno che ti dice che tutto va bene. Ok, ce la sto facendo. Ho preso il ritmo, risento la musica. La bellissima musica! È tremendo! Poi tutti questi messaggi... Vedete? È bruttissimo! Adesso io vi dirò una cosa che magari vi farà un po' ridere. Quindi cercate, anche se è serio il video, magari per sdrammatizzare vi dirò qualcosa. Però... Ecco, un altro dei miei attacchi di ansia mi è successo quando... Lo sapete che i lupetti, per tipo passare di grado, no, per andare avanti, c'era una cosa bruttissima... Che tipo tutti ti inseguivano e ti saltavano addosso. Cioè la cosa è orribile perché là ti senti proprio chiuso e sotto. E là mi è salito un attacco di ansia. Perché ti arrivano uno bello grosso, bello spesso. Ti salta addosso in 3 o 4 e tu la soffochi. Ecco, quella è una situazione simile. Io odio ste cose, veramente le odio. Una delle cose più brutte è sentirsi in trappola e chiusi. Ovviamente spero di non offendere nessuno, ragazzi. Io dico quello che penso, un po' quello che posso intuire, ma non posso ancora capire fino in fondo quelli che ce l'hanno sul serio, quindi spero veramente che possiate sistemarla in qualche modo questa storia, perché che ci siano qualche tipo di cure. Mi informerò, anzi, dopo questo gioco mi ha ancora salito di più l'interesse su questa cosa. Sicuramente dopo andrò a cercarmi un po' in internet quali sono anche i rimedi. Perché spero ci sia qualche rimedio proprio, oltre a che medicine, magari qualche tecnica per rilassarsi, per stare calmi, ecco. Ok, comunque ne abbiamo trovati un bel po'. L'ansia la stiamo seminando, perché l'ansia ti insegue, l'ansia è cattiva, cavolo. L'ansia non ha pietà, non guarda in faccia nessuno. Quando ti prende e basta. E in quei momenti, sei in una bruttissima situazione. Sì, le ho trovate tutte! L'ultima zona è sempre la più difficile da trovare. Devi avere fede. È qui da qualche parte. Concentrati. Devi essere paziente e continuare a respirare. Ok, intanto sto facendo del mio meglio per respirare. Sembra una cosa facile, ma è una cosa... Ah, ok, c'è l'ultima da trovare. Non è poi così facile. Dai, pace, fratelli. Fatemi trovare l'ultima zona. Così stiamo tutti più tranquilli. Vogliamo stare in pace noi. Ce l'ho dietro e non oso girarmi. Ce l'ho dietro e non voglio guardarla. Oh merda. No, 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 no. Stavo camminando così tranquillo. Porco il cane, vedete come si soffoca qui dentro. È come se ti mettessero un sacchetto in testa. Almeno, cioè io tento di capire cosa lui voglia farmi capire con questa cosa, però da quel che vedo è come una sensazione proprio di soffocare. Quando vi parlavo prima di quelli che ti saltavano addosso e ti schiacciavano, ecco, proprio bruttissimo, sei schiavo della tua stessa pelle. Sei schiavo della tua stessa pelle, è orribile. Cioè, vorresti strapparti probabilmente la pelle e uscire, ma sei in gabbia del tuo stesso corpo, o meglio, della tua stessa mente in questo caso, penso. Vi stavo dicendo prima di questa persona che io conosco, che ogni volta che entra in un tunnel ha un attacco non di ansia ma di panico, che dovrebbe essere ancora peggio ma simile. E in quei momenti devi proprio stargli vicino, e quella, se entra in un tunnel, proprio sta malissimo, sta
Cioè, è una cosa assurda. E gli ho chiesto, ma come ti senti dentro? Cioè, ovviamente dopo, non è che glielo chiedo. Se glielo chiedo dentro, probabilmente mi tira un pugno. Però dopo, quando glielo ho chiesto, mi ha detto che è la cosa più orribile che mi possa augurare. Ho girato veramente 3 ore per trovarlo. Veramente 3 ore in questo bosco. Ormai lo conosco come le mie tasche. Ma ho trovato la pace! Ah, bene. Bene. Perfetto. Comunque, mi piace da una parte poter portarvi anche questi giochi un po' più seri, perché è bello anche poter chiacchierare con voi di argomenti un po' più al di là dei videogiochi, ecco, che riguardano anche la realtà dei nostri fatti. Comunque abbiamo trovato tutte le zone di pace. Ah, ok, bene, mi sento bene ora, mi sento bene. Adesso che dobbiamo fare? Ah, adesso non posso, non ho più luoghi di pace e non ho più soluzioni facili. E l'ansia è ancora qua con noi. Io devo battere l'ansia alla radice. Scappa da questa gabbia. Vai verso il sole. C'è un piccolo luogo di fiori che puoi trovare. È questo il luogo di fiori? Perché qua ce ne sono tanti e sono veramente belli. Ma o ce n'è un altro? Lui mi ha detto di andare verso... Ah, ok, tutto qua, vedete? Ci sono sempre più fiori, mi sa. La collina dei tulipani. Dai, ci siamo, mi sa. Questo era l'ultimo sentiero, da qui in poi ce l'ho fatta. Ah, bene. Ah, mamma mia, questo gioco mi ha insegnato qualcosa, questo gioco. Adesso vi spiegherò anche cosa. Tu hai provato a battere l'ansia, ma l'ansia ti serve. Ascolta il tuo corpo e la tua mente e prendi l'ansia, lasciala fluire. Tu hai bisogno dell'ansia per cambiare. Quindi adesso devi fare una scelta, devi iniziare a cambiare da adesso per migliorare la tua vita. Fallo. Bel messaggio. Ok, bene. Penso che sia finito adesso. Non vedo altri messaggi. Complimenti, bravo Nitwolf. Noi italiani ogni tanto tiriamo fuori qualcosa di veramente interessante. E questo gioco mi ha insegnato appunto che starò molto più attento ora ad una persona che avrà questi problemi. Cercherò di stargli più vicino e probabilmente la capirò anche un po' meglio adesso. C'è un'ultima cosa da dire. È una cosa che sembra un po' povera, però... Ascolta e segui i tuoi sogni. Questo ha straragione, ha straragione. O prima o poi il tuo corpo ti costringerà a farlo. Grazie per aver fatto esperienza di questo gioco. Grazie a te, come ho detto. Come ho detto, secondo me la depressione è molto collegata anche all'ansia. Se tu non fai quello che ti piace, probabilmente hai più probabilità di avere attacchi del genere. Se hai una situazione brutta, devi uscire, devi essere tu a muoverti in qualche modo per uscirne. Io al tempo ho fatto YouTube, no? Io non è che ero in un punto della mia vita dove avevo grande possibilità, ho fatto YouTube. E questo mi ha scaricato tantissimo, mi ha dato veramente gioia di fare questo lavoro, di andare avanti e di non pensare a tante altre cose brutte che avevo intorno. Forse se non l'avessi fatto potrei avere anch'io avuto degli attacchi del genere o iniziare a provarli. Quindi sono contento di essere riuscito, insomma, a cambiare questa situazione. Quindi è proprio vero, bisogna essere noi che cerchiamo in qualche modo di fare quello che ci piace, di non metterci in situazioni che non vanno bene e di provare in tutti i modi di uscirne. Almeno questo penso io. Scusate se per qualcuno magari non è d'accordo, me lo faccia sapere, sono aperto, sono di mente aperta a tutti i vostri messaggi. E detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se volete aggiungere la vostra, ma io ovviamente ho finito il gioco, concludo qua, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Aspetta un secondo, Toriel, devo fare una cosa. Infatti prima di andare da Toriel dobbiamo assicurarci, uno, di aver eliminato tutti i ranocchi e insetti. Dobbiamo disinfestare il posto. Ah, guardate, da qua si vede tutta la città. Asgore, verrò a prendere anche te.